Pace a te, anche stasera siamo insieme e preghiamo il Signore. I bisogni sono tanti e abbiamo proprio bisogno di pregare, soprattutto pregare con il cuore. Noi dobbiamo veramente metterci con tutto il cuore. Noi quando preghiamo il Signore dobbiamo coinvolgere il cuore, perché se no la nostra preghiera è un parlare artificiale che non porta da nessuna parte. Quando noi invece ci mettiamo il cuore, è come quando tu cerchi qualcosa col cuore, perché il cuore è quello che penetra nel regno dello Spirito. Le parole superficiali, a volte senti quelle preghiere che è giusto per dire, magari si sta con la testa a un'altra parte, come quando molti recitano il rosario giusto per accompagnare. Ma la testa sta da un'altra parte. Già il rosario in sé dice poco, perché nella Bibbia non c'è questo rosario che bisogna dirlo. È una cosa artificiale. È un passatempo. Quando ero piccolo io, mia mamma certe volte per togliermi dai piedi perché gli davo fastidio, mi mandava da mia zia, mi diceva vai da zia Antonietta e digli che ti dia. Il trattieni, cioè mi doveva trattenere. E allora quando andavo dicevo, ha detto mamma, dammi il trattiene. Va bene, siediti che un po' te lo vado a prendere. Dopo loro si capivano, io non capivo. Però realmente ogni tanto mi diceva, vai da zia Antonietta, fatti dare il trattenimento, potremmo dire. E quella capiva e mi tratteneva. Certi tipi di preghiere dà l'impressione che li facciamo per far passare il tempo alle persone. Il Signore ci deve aiutare. Non è così, non è un intrattenimento, è un andare al Signore in sincerità, aprirsi a Lui, cioè proprio sbottonarsi, cercare proprio di aprirsi. Ma se noi guardiamo nella parola del Signore, vengono chiamate preghiere efficaci. Con zelo. Se noi guardiamo un po' negli Atti degli Apostoli, erano tremendi sta gente come si muoveva. Erano preghiere aggressive, ma proprio come voler tirare il cielo giù davanti al Signore. E il Signore ci deve aiutare proprio ad andare a Lui col cuore. È vero che durante l'arco della giornata è una comunicazione, ma quello che è importante non è la densità della voce, se gridiamo o meno, ma è qualcosa che deve uscire dal cuore. E questo è importante. Impariamo questo perché poi vediamo le cose belle che il Signore fa. Quando il nostro cuore si esprime davanti a Dio, vediamo come viene trasformato, come viene cambiato. La comunione diventa profonda e diventa nel cuore. Quando sentiamo la presenza del Signore, non la sentiamo, nelle parole che diciamo, la sentiamo nel cuore che ci penetra. Beh, come sempre leggiamo qualcosa prima, mettiamoci un po' di cuore, cerchiamo il Signore, chiediamo a Lui di darci luce. Questa sera vogliamo leggere insieme un verso che tutti conosciamo, nel Salmo 119-105. Vogliamo insieme vedere che cosa ci dice. Ci dice che la sua parola è una lampada al nostro piede ed è una luce sul nostro sentiero. Beh, questo è qualcosa di speciale. L'abbiamo sentita più volte, ne abbiamo parlato e quando ne parliamo più volte di alcune cose ci resta più chiaro, perché la stessa parola del Signore molte volte ci apre altre strade, è come una sorgente. La sorgente non esce tutta ad una parte, si allarga un po' di qua, un po' di là e continua ad essere, a tirar fuori quello che ne deve venire fuori. È una luce, ma se andiamo nel capitolo 8 del Deuteronomio, verso 3, dice che è un'altra cosa,
un'altra parte dice la mia parola è come la pioggia quando scende. Insomma, tutti questi simboli ci aiutano a comprendere che cosa fa la parola. Deuteronomio capitolo 8, verso 3. Perché poi si ci accodano delle immagini intorno che danno chiarezza al nostro cuore che cosa fa la parola nella nostra vita. È chiaro che bisogna andare a cercarla, penetrarci, non dobbiamo solo pensare, dobbiamo entrarci, perché se pensiamo solamente abbiamo sempre quella che abbiamo noi nella nostra mente. Quando andiamo a scavare nella parola vengono parole nuove, idee nuove, si sviluppa in un modo chiaro. Deuteronomio capitolo 8 verso 3, Dio dice un'altra cosa qui. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Cioè, viviamo della parola del Signore, che diventa sostanza nella nostra vita e ci fa camminare con certezza. Le nostre scelte dentro di noi sono fatte sulla base della conoscenza della parola del Signore, cioè ci tranquillizza, perché se ascoltiamo troppo intorno di voci che parlano ce ne sono tante, ma se tu poni mente, più persone parlano di certe cose e più tu entri in dubbio che non sai chi devi ascoltare. Mentre quando tu ti nutri della parola del Signore, essa si consolida dentro di te e man mano che camminiamo, quella parola ci fa camminare tranquilli nella direzione che lo Spirito Santo attiva per quella porzione di parola, per la circostanza che stiamo vivendo. Come dire, tu me l'hai detto, Signore. Io ho fatto quello che mi hai detto tu. Noi quando abbiamo una parola che viene dal Signore e in un momento noi agiamo su quella parola, dopo non è detto che il nemico non mette il dubbio, ma forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male, può darsi che ho fatto male. Allora abbiamo la ragione di contrastare quel dubbio nel dire: Signore, ma tu così mi hai detto, perché molte volte non possiamo tornare indietro per aggiustare quello che abbiamo fatto, ma se l'abbiamo fatto sulla base della parola del Signore, abbiamo la sostanza della parola che nel momento che viene il dubbio, se abbiamo fatto bene o male, noi ci consolidiamo nella fede, nel senso che diciamo: Signore, in quel momento tu mi hai presentato la tua parola, io ho agito secondo la tua parola, ora non posso più tornare per aggiustare, ma Signore, io ho fatto secondo la tua parola. Perciò è importante, perché se no il nemico viene e dice: ma tu non dovevi fare così, sei stato a sentire a tizio, sei stato... e non cresci mai nella fede. Guardiamola insieme. La parola nutre la mente, nutre il cuore. Viene paragonata alla manna da essere cercata. Un'altra cosa. Immaginiamo il popolo di Israele sotto le tende in un campo. Non deve soltanto pensare che arriva la manna, devi andare a cercarla e metterla nel secchio per portarla a casa. Noi non dobbiamo solo pensare la parola che abbiamo nella nostra vita, dobbiamo andare a aprire la parola e vedere quello che ci vuole dire mentre noi ci avviciniamo ad essa. Avere sempre nel cuore un sentimento di ricevere una indicazione che ci serve ogni volta che ci avviciniamo ad essa, con un cuore che
sale verso Dio con un senso di preghiera, di invocazione verso Dio, verso lo Spirito Santo di Dio, di aprirci la parola che ci serve perché abbiamo bisogno di una guida. Abbiamo bisogno di una forza nuova, abbiamo bisogno di un'indicazione, che molte volte il Signore cosa fa? Proprio in quello che noi leggiamo ci dà le direttive come agire per il prossimo passo che dobbiamo fare, ci dà la luce per vedere come, ci dà il nutrimento quando noi lo cerchiamo, dobbiamo cercarla. Non possiamo pensare di vivere senza essere nutriti. Essa diventa tanto speciale al nostro cuore che ci viene, man mano che la prendiamo, la facciamo diventare nostra, addirittura dice la Sacra Scrittura che diventa dolce, perché noi quando si consolida il nostro essere sulle direttive della parola del Signore, ci arriva al momento che noi ne abbiamo bisogno, proprio quella che ci serve per il momento. Guardiamolo insieme nel Salmo 19,10. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. Son più dolci del miele, anzi, di quello che stilla dai favi, gli insegnamenti del Signore. L'oro è qualcosa che esce fuori da noi, è un valore, ma che non nutre il nostro cuore, mentre qualcosa di dolce che ci penetra è un valore che ci nutre. Noi possiamo avere delle sostanze che non servono per nutrirci, sono dei valori per poter poi acquistare delle cose, mentre quello che noi mettiamo dentro di noi ci aiuta a essere forti. L'oro non ci rende forti, ci rende ricchi per poter comprare quello che ci serve, ma quello è il nutrimento che noi abbiamo. Sono più dolci del miele, anzi quello che stilla dai favi, un miele speciale. Abbiamo detto prima che la parola del Signore è una lampada al nostro piede e spesso troviamo nel Vangelo che Gesù parla di lampada. Questa lampada che ha bisogno dell'olio per far sì che resti viva, faccia luce. Gesù parla anche di questo. La lampada del nostro tempo, per comprendere, lo possiamo paragonare all'attesa dello sposo senza controllare l'olio nel motore. Ora, se parliamo di olio nella lampada, è facile che, non essendo abituati, non riusciamo bene a comprendere quest'olio dal mettere nella lampada, perché noi abbiamo tutta un'attrezzatura diversa. Però abbiamo quello che è importante che noi comprendiamo che vuol dire essere vigilanti. Guardiamo insieme, Gesù ne parla e lo leggiamo insieme. Nel capitolo 25 di Matteo, il Signore Gesù parla di un'attesa per una festa. E quando c'è la festa, guardiamolo insieme, capitolo 25, verso 1 di Matteo, e parla proprio del regno dei cieli. Allora, il regno dei cieli è simile a 10 vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo sposo. Poi questa è una parabola che la conosciamo quasi tutti, ma Gesù che cosa vuole dire? Gesù ci parla di una necessità, di una preparazione per seguire il corteo del matrimonio, cioè la saggezza che noi dobbiamo avere. Quando noi andiamo ad un matrimonio, veramente c'è una preparazione particolare, ci sono delle spese che affrontiamo, vestiti, macchine lavate, capelli fatti,
dipende ognuno di noi, tutta l'attenzione, la preparazione che ci mette, il Signore ci deve aiutare. Noi quando cominciamo a camminare col Signore, veramente investiamo il nostro tempo, camminiamo con Lui, mettiamo delle ore per partecipare alle riunioni e così. Se mettiamo tutto insieme, realmente è uno spostamento generale del nostro modo di camminare. Però il Signore, quando parla della lampada e come parliamo stasera della preparazione, è come se nei nostri tempi dovremmo seguire il corteo con le macchine aspettando la sposa mentre siamo lì. E allora che cosa facciamo? Ci prepariamo, compriamo il vestito, ci mettiamo il tempo, lo sappiamo prima, tutta una preparazione. E che cosa facciamo mentre stiamo ad aspettare tutta la preparazione? Che poi dobbiamo andare per andare a festeggiare, magari ad un ristorante a 10 km, 15 km, 20 km, e tutti che seguiamo. Ma nel frattempo, supponiamo che noi, nel tempo che abbiamo di attesa, perché lo sposo non arriva, è andato a fare le foto, certe volte ritardano, noi non controlliamo niente, non controlliamo non l'olio della lampada, ma non controlliamo l'olio della macchina. Immagina il danno che abbiamo e la nostra trascuratezza nel bel mezzo del corteo. Resti con la macchina senza olio, cosa ti succede? Ora, il danno è grave perché oltre a perdere la macchina, tutta la preparazione. Mi ricordo una volta dovevamo andare in America con un gruppo di persone nel 92, eravamo un gruppo di una cinquantina di persone, una preparazione, il biglietto. Quando siamo arrivati all'aeroporto, un amico ha preso il passaporto per darlo e il passaporto era scaduto. Non c'è stata possibilità di partecipare, ma in realtà si era preparato 1 mese, 2 mesi prima. Quello che ci voleva, la valigia, le cose che doveva portare, le cose che doveva portare ad amici all'altra parte. Signore ci deve aiutare. Perché cosa? Per non aver guardato se il passaporto era valido o meno. Allora, tutte queste cose ci parlano di una preparazione perché sennò il danno è di più, il danno è forte. Ora, questi esempi ci portano a comprendere che noi abbiamo bisogno di vigilare costantemente perché dobbiamo partecipare a questa festa, sennò tutta la preparazione, tu prendi noi buona parte di quelli che sono religiosamente preparati che passano una vita alla messa delle 5 la mattina, e al corteo di qua, alla processione di là, poi arrivare nel cielo e trovare la porta chiusa, dice: io ci ho speso una vita, mi sono privato di tante cose per poi restare fuori. E questo è il danno più grande che noi possiamo avere. Persone che hanno pensato di consacrarsi a Dio, ma che non camminano secondo le direttive che troviamo nella parola del Signore, troveranno la porta chiusa e hanno sprecato tutta la loro esistenza per cerimonie artificiali che non valgono a nulla. Il danno è grande. Il Signore ci deve aiutare. Seguire il corteo del matrimonio, la saggezza di vedere, guardiamo nel verso 4 il Signore dove ci vuole portare. Noi dobbiamo tener conto che tutta la nostra vita di religiosità, che non è approvata da Dio e non sentiamo la presenza del Signore nella nostra vita, e come guida abbiamo una guida che non è la parola del Signore, noi andiamo per forza fuori strada. Mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. L'avvedutezza dov'è? Noi il tempo l'abbiamo. L'avvedutezza di queste avvedute non è che hanno fatto grandi cose, hanno continuato a restare, a vivere la loro vita, magari pure un poco sonnacchiose.
non siamo così zelanti, dobbiamo ammettere che abbiamo una certa sonnolenza spirituale. Ma quello che il Signore ci spiega stasera attraverso questa semplice parabola, ci dice di vigilare se sentiamo la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, perché è quello che ci traghetta all'altra parte e che ci porta all'altra parte, che in mezzo alle tempeste, che in mezzo alle difficoltà, è quel filo verde che c'è davanti alla punta di un aereo che lo porta all'altra parte del globo e va a scendere esattamente nella pista e nell'aeroporto che voleva. Perso quello, abbiamo perso tutto. Mentre le ha vedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Cioè, mentre noi ci prepariamo per proseguire nel corteo di questa grande festa dello sposalizio che c'è, fratelli e sorelle, noi prepariamo la macchina, facciamo tutto, ma l'olio lo dobbiamo controllare, dobbiamo vedere se si prolunga. Io mi ricordo molte volte nel passato, adesso sembra che ci sono più servizi, ci si portava sempre dietro, c'era un litro di olio, un mezzo litro di olio di riserva, se lungo la strada si vedeva che un lungo viaggio richiede un'attenzione particolare, perché sennò il disastro è tanto, non solo resti a piedi, ma non puoi più partecipare, perché con il motore fuso non andiamo da nessuna parte. Il Signore ci deve veramente aiutare di vedere l'olio e di seguire fino a destinazione, perché c'è stata già fatta una preparazione. La spesa è grande, per te, per me, che noi dedichiamo la buona parte del nostro tempo per mantenerci in una regolarità sulle indicazioni della parola del Signore. Se invece noi ci manteniamo sulle direttive che vengono da altre fonti di religiosità e non abbiamo la certezza di ciò che dice la parola del Signore ed operare e muoverci secondo la parola del Signore, il danno è grande, perché quando è che arriviamo troviamo la porta chiusa. Immaginati tu che segui il Signore da piccolo, segui la tua religione e non senti mai la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Vai avanti come una macchina senza motore, vai per inerzia sulle indicazioni che senti intorno a te, ma non hai mai realizzato la presenza di Dio nella tua vita, non sei nata di nuovo, non sei nato di nuovo. Quando si parla di queste cose sei come Nicodemo, nonostante aveva tutta la conoscenza della parola del Signore, addirittura poteva essere, possiamo dire al nostro tempo, un maestro di religione che non è nato di nuovo, una maestra di religione che non è nata di nuovo, insegna per una vita agli alunni dicendogli questo, quello, tutte storielle che alla fine non conclude nulla, arriva e trova la porta chiusa. Il Signore ci deve veramente aiutare. Ci dobbiamo riflettere su queste cose, perché è importante, perché c'è stata fatta una preparazione, abbiamo investito una vita. Io quando vedo servitori del Signore che hanno consacrato la loro vita a Dio e poi camminano in un modo anomalo, che nulla c'è di ciò che dice nella loro vita, di ciò che dice la parola del Signore, è una vita sprecata. È meglio che andavano a lavorare alla comunità montana, almeno portavano a casa uno stipendio, ma vivere una vita per poi trovare le porte del cielo chiuse e far credere agli altri che serviamo il Signore e non abbiamo la conoscenza della parola del Signore che ci guida, siamo fuori. Guardiamo nel verso 5 quale deve essere. L'olio è un grande disastro, ma tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. Ma pure la differenza dove la notiamo? Quelle che diligentemente avevano l'olio dello Spirito Santo.
Noi non possiamo non pensare che c'è qualcosa che cambia nella nostra vita. Quando noi incontriamo il Signore, ci deve essere qualcosa. Se sei un grande religioso, una grande religiosa, e corri a destra e a sinistra per tutte le parti del mondo, non so in quante parti del mondo si corre, Medjugorje, chi va qua, chi va là, e non senti la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, ma perché non ti fermi un poco e chiedi al Signore: Signore, ma non è che io mi sto sprecando a monte e a valle, sto sprecando una vita, non manco mai ad una riunione, non manco mai a tutte le funzioni religiose, me li tengo segnate, li capisco bene, ma poi alla fine non sento la tua presenza nella mia vita. Signore, ma cosa c'è che non funziona? Che cosa c'è che non va? Signore, io voglio nascere di nuovo. Tu sai che l'Evangelo dice che bisogna nascere di nuovo e lo vogliamo leggere insieme. Leggiamo insieme nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, verso 3, in modo che tu ti svegli un poco, perché puoi essere un grande religioso come Nicodemo, puoi avere tutta la cultura religiosa, ma hai bisogno di avere un incontro con il Signore, hai bisogno di una rinascita spirituale, che è molto semplice, Dio te la vuole dare, ma tu ti devi rivolgere al Signore attraverso la conoscenza della Sua parola. Gesù gli rispose, e stasera dice a te, forse sei un grande religioso, una grande religiosa, te la devi porre la domanda: Signore, ma dove vado? Signore, ma dove vado? Io cammino a testa bassa come avere gli occhi chiusi, ma dove vado se la tua parola non mi fa da guida? Perché la sua parola, abbiamo letto, è una lampada ed è una luce. Senza avere la certezza di camminare secondo la parola del Signore, tu non vai da nessuna parte, resti ingarbugliato nel sistema religioso. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. È un argomento semplice, a portata di mano di tutti quelli che desiderano avere un incontro con il Signore. Guardiamo nel verso 4, restiamo per un attimo insieme a Gesù, e ognuno di noi è come Nicodemo, che ha bisogno di informazioni. Nicodemo gli disse: ma come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Vedi, molte volte il nostro modo di pensare, di parlare, si sviluppa nel naturale, non comprendiamo quello spirituale. E guardiamo questo grande personaggio così intelligente, non sa certe cose, li dovrebbe sapere. Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Pensavamo: come ci devo entrare? Gesù invece, nel verso 5, guardiamo, restiamo un attimo con Gesù e lui ci spiega bene ogni cosa. Gesù rispose: in verità, Gesù parla della verità di Dio, lo ripete più volte, due volte, perché non è la verità secondo un modo di pensare di qualsiasi religioso che poteva esserci insieme. La verità di Dio è: ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, tu hai bisogno di una rinascita spirituale. Non ti basta che tu segui cortei di qua e cortei di là, messe di qua e messe di là, culti di qua e culti di là, e non senti mai la presenza del Signore nella tua vita. Se non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno dei cieli. Guardiamo nel verso 6, che ci aiuta ancora. Quel che è nato dalla carne è carne. Se noi serviamo il Signore nella nostra carnalità e non abbiamo mai un tocco profondo dallo Spirito Santo, che tocca il nostro spirito, lo ravviva, lo risuscita e ci porta nella presenza del Signore, quel che è nato dallo Spirito è spirito, è separato, c'è una netta separazione, è in un altro involucro.
Vai avanti col verso 7. Ci sei? Tre sette, ci riusciamo? Va bene. Forse tu stai ascoltando e ti meravigli pure tu. Non ti maravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, bisogna che tu nasca di nuovo, tu hai bisogno di una nuova nascita. Chissà quante volte hai pensato se nascessi un'altra volta, oh, farei così, farei cosa. Tu puoi nascere di nuovo. Gesù lo dice, tu puoi nascere di nuovo ed è Lui che ti dà la nuova vita, quella vita spirituale che hai bisogno. Tu devi avere un incontro con il Signore. Se tu guardi le biografie di tutti quelli che si sono santificati, che hanno fatto delle esperienze gloriose col Signore, parlano di un incontro speciale con lo Spirito di Dio e che molte volte si è manifestato in apparizioni angeliche e così via. Non puoi camminare senza la certezza nel cuore che cammini nella via che Dio ti indica, perché poi alla fine è proprio davanti a Lui che ci troveremo un giorno. Verso 8 cosa dice? Il vento soffia dove vuole, perché non riesci a comprendere e tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito, benedetto sia il Signore. Io non mi voglio prolungare, ma tu devi sapere che tutta la tua cultura religiosa, senza una rinascita spirituale, tu non entrerai nel regno dei cieli. Gesù lo ha dichiarato, segnati questi versi, valli a leggere direttamente a casa tua, dove tu sei, prenditi la Bibbia, parla col Signore. Il Signore, è possibile che io spendo una vita e poi alla fine mi trovo fuori? Ma Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno di avere un incontro con te. Tu mi devi parlare. Gesù si rivela al tuo cuore. Apriti a Lui, prega il Signore, mentre leggi la Sua parola, invoca il Signore che ti dia luce per farti aprire a Lui. Perché nel momento che tu ti apri a Lui, lo Spirito Santo penetra profondamente nella tua vita, perché la sua parola ci dà la preparazione, ci nutre della verità di Dio e la verità di Dio dentro di noi ci aiuta ad aprire il cuore, perché essa parola che è il seme della verità di Dio, quando si dischiude nella tua vita, nel tuo cuore, ne tira fuori quel gene, quella rigenerazione che ci mette un gene nuovo, tocca il tuo spirito e senti la sua presenza. Benedetto sia il Signore. Ora, prima che preghiamo il Signore, vogliamo cantare il cantico 725. Dal cielo scende la benedizione. Aspettati dal Signore un'opera potente nella tua vita, anche mentre siamo adesso. Inspira la sua presenza nel tuo cuore e dire: Signore, io ho bisogno di avere quella certezza che solo la tua presenza nella mia vita mi dà. Dal cielo scende la benedizione. Cantiamolo insieme e poi preghiamo il Signore. Grazie a te, Signore. Al cielo e so che tu sei.
cielo e so che se là alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Dal cielo scende la benedizione, la coppa che tradotta gloria sta, la mia preghiera giunge per il Signore, adorerò, alzo gli occhi al cielo. Al cielo e so che tu sei là, alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità per l'eternità. Vogliamo pregare insieme, vogliamo andare al Signore. E stasera vogliamo pregare per quello che abbiamo già parlato, la prima cosa, e che per te che desideri fare un'esperienza con il Signore, nascere di nuovo, avere un incontro speciale con il Signore, vogliamo pregare per te stasera. Prima che andiamo avanti, che tutta la tua religiosità, la tua sterilità spirituale, tutta quell'apparenza, quel magari apprezzato da tutti che chissà che stai facendo, ma in realtà è un grande vuoto, perché quando manca lo Spirito Santo nella nostra vita c'è un grande vuoto, perché nessuno può sostituire quello spazio che è riservato per Dio, che è Spirito nella nostra vita. Hai un vuoto dentro. Quel vuoto non può essere sostituito da nessun altro bene, da nessuna esse, né dal sesso, né dal successo, né dai soldi e quante più cose ci vogliamo mettere. Quel vuoto resta sempre vuoto finché non c'è la presenza dello Spirito di Dio che riempie quel vuoto, ma oltre a riempire quel vuoto, che non è come una bottiglia, ma è un potere che si trasmette nel tuo essere e ti rigenera e ti ricrea, è una ricreazione, è una nuova creazione spirituale, diventi una nuova creatura che partecipi e ti si aprono gli occhi dello Spirito per vedere il regno dei cieli, vedere le cose spirituali, comprenderle, si aprono davanti a te, senti il perdono di Dio, la comunione con Dio, la certezza della salvezza, ti scompare la paura della morte, perché lo spirito di vita non ti fa più sentire il timore della morte. Dice nell'Epistola agli Ebrei, quelli che per una vita stavano sotto il timore della morte sono stati liberati dalla presenza dello Spirito di vita, che è lo Spirito Santo, che quando tocca il tuo spirito accende una luce nuova dentro di te e ti fa vedere le cose del Regno di Dio. Vogliamo pregare il Signore, e tu che desideri fare un'esperienza col Signore, tu che desideri nascere di nuovo, chiediglielo proprio così al Signore. Signore, dammi le indicazioni come io possa nascere di nuovo. Io voglio, sento il bisogno nella mia vita di una rinascita spirituale. Dammi le indicazioni
guida i miei sentimenti, il mio cuore, il mio essere, che io possa avere un incontro così. Io mi metto, Signore, davanti a te, leggerò la tua parola con uno spirito di umiltà, ti chiedo, io ho bisogno proprio di una nuova vita, quella che tu dichiari nella tua parola, perché questa nuova vita, tanto che è forte, ha portato milioni e milioni e milioni di cristiani alla morte per non poter cedere. Hanno ceduto il corpo, ma non hanno ceduto la testimonianza spirituale che c'era nella loro vita. È il potere del regno di Dio che penetra nella tua vita, nella mia vita e che ci accompagna a destinazione con certezza. E sentiamo di essere suoi perché Gesù è colui che dà questa vita nuova. Gesù è colui che salva, questa si chiama salvezza. Gesù è colui che battezza nello Spirito Santo. Gesù è colui che guarisce. Gesù Cristo è lo stesso. Vuole che questa sera, mentre tu lo cerchi, la tua casa possa essere come la casa di Zaccheo, che quando comprese ciò che era il messaggio di Cristo e toccò il suo cuore, Gesù disse: oggi è entrata in questa casa. Stasera il Signore vuole portare salvezza nel tuo cuore, nella tua casa. Andiamo al Signore insieme, noi preghiamo per te stasera che tu possa fare un'esperienza di questa nuova vita, è il soprannaturale che penetra nel naturale, che ti permette di recepire, comprendere le cose spirituali. Tu devi avere solo il desiderio sincero. Gesù, quando parlava con i suoi contemporanei, diceva: odono ma non odono, perché non avevano la predisposizione del cuore. Gesù sa leggere il cuore. Odono ma non odono, perché non udivano, non comprendevano, perché non avevano la voglia di ricevere la parola che li scomponeva, che li salvava. Tu devi avere un grande desiderio e lo devi esprimere verso il Signore, con grande sincerità. Signore, io non so da dove prendere, mi voglio nutrire della tua parola, illuminami essa parola che mi porti a te. Signore, io mi voglio smantellare da tutte queste cose che finora non hanno mai dato un po' di luce al mio cuore. Voglio la tua luce, la tua parola è una lampada al piede, la sua parola è una lampada al piede. Se tu la vai a prendere e te ne nutri, in questo deserto ti porta avanti a destinazione. È la parola del Signore. Preghiamo il Signore insieme, andiamo a Lui. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, perché essa dà certezza al nostro cuore. Tu quando la dichiari dici: verità, verità, è la verità di Dio che trasforma il nostro cuore. Signore, mentre siamo davanti a te, in un modo speciale, vogliamo presentarti questo fratello, questa sorella, che cerca di vedere attraverso gli occhi della fede, che vuole fare un'esperienza con te. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, abbassati su di lui, abbassati su di lei, fa che la tua parola, Signore, diventi luce per il suo cuore, per comprendere che ha bisogno di una nuova vita, della nuova nascita, di sentire la tua presenza nel suo cuore, nel suo essere e cominciare un cammino con te. Signore, insieme presentiamo ognuno, chiunque in questo momento desidera avere un incontro con te. Spirito Santo di Dio, tu che sei colui che dai luce, dai certezza, porti la parola di Dio viva ad ogni cuore, Padre Dio, noi rilasciamo lo Spirito tuo Santo su un'anima che ti cerca, su un cuore che ti cerca, che vuole ricevere quello che tu hai parlato nella tua parola, la nuova nascita, la nuova vita.
quella vita spirituale che si riattiva perché è dormiente, viene risvegliata dallo Spirito tuo Santo e produce una luce nuova, una comprensione nuova, una ricchezza interiore, una vita esuberante secondo tu dici nella tua parola. Io sono venuto, tu hai detto, perché voi abbiate la vita ed una vita esuberante, una vita che trabocca, è la tua presenza che fa traboccare la vita, perché tu sei la vita è in te, tu hai dichiarato che io sono la via, la verità e la vita, è la tua vita che penetra nella nostra vita e la nostra diventa una vita esuberante dalla ricchezza della tua presenza, dalla ricchezza della tua luce, dalla ricchezza dello Spirito Santo che trasferisce nel nostro cuore questa nuova vita, questa nuova nascita, una rinascita prodotta dallo Spirito Santo. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, ti presentiamo ogni fratello, ogni sorella che desidera avere un incontro potente con te. Tu hai tutto il modo di fare per poterlo raggiungere con sogni, con visioni, con passione interiore. Signore, tu vedi la sincerità di ogni cuore che viene a te, rispondi, Padre Dio, per la gloria di Gesù Cristo. Ed ora, mentre siamo nella tua presenza, Signore, ti vogliamo lodare, perché attraverso la tua parola tu edifichi la nostra fede, ci fortifichi nel nostro cammino, ci dai certezza perché essa parola ci parla in un modo speciale, essa si spande nel nostro cuore e ci dà energia, fiducia e compattezza per camminare insieme con te. Signore, ti vogliamo ringraziare. Signore, mentre siamo nella tua presenza, ti vogliamo benedire perché ancora tu ci ami in un modo speciale, ci vuoi raggiungere e ci metti insieme in un modo semplice. Ti vogliamo ringraziare per la possibilità che tu ci dai di questo ministero che ci hai affidato, che possiamo tutti insieme restare uniti nella tua presenza per essere incoraggiati dalla presenza dello Spirito Santo, dall'amministrazione della tua parola che viene ai nostri cuori come la tua parola ci ha indicato, che diventa dolce come il miele perché ci dà certezza, nutrimento e forza spirituale ed anche fisica. E noi ti vogliamo ringraziare, Signore, per come tu ci dai la possibilità di essere insieme nella tua presenza, per poter assorbire attraverso la tua parola la tua volontà che si completi nella nostra vita. Signore, mentre siamo davanti a te, ti vogliamo presentare coloro che hanno dei bisogni urgenti. Tu sai, Signore, quanti non hanno un'altra via, non hanno un'altra possibilità se non quella di venire a te. Grazie, Signore, per l'occasione che tu ci dai di poterli prendere e portarli davanti a te tutti insieme perché lo Spirito tuo Santo possa infondere fiducia e dare certezza che tu nulla ti sfugge, tu sai ogni cosa. Perciò, Signore, la nostra confidenza è in te. Signore, metti quella fiducia in ogni cuore di poggiare i loro pesi su di te, portarli ai piedi della croce e passare oltre in piena libertà, confidando nel tuo grande amore che tu hai manifestato, Gesù, sulla croce del Calvario per rimuovere tutti quei pesi dalle nostre spalle. Tu ci hai invitato e ci continui ad invitare, venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi e troverete riposo. Signore, questo è il momento che noi depositiamo ogni cosa ai tuoi piedi e
prendiamo le direttive che vengono dalla tua parola perché il tuo giogo è dolce, il tuo carico è leggero. Ci sentiamo leggeri quando camminiamo insieme con te perché le direttive che tu ci dai non ci pesano, ma ci portano fuori dal peso che noi abbiamo, ci danno le indicazioni come poter essere leggeri man mano che applichiamo nella nostra vita la verità che tu ci riveli, perché essa ci trasporta fuori dalle condizioni che noi ci troviamo, perché la tua parola ci porta a liberazione. La tua parola ci porta guarigione, la tua parola ci porta risposte che in nessun altro posto noi troviamo. Signore Dio, Padre, nel nome di Gesù Cristo ti presentiamo quanti soffrono per malattie o risultati che preoccupano. Rimuoviamo nel nome di Gesù Cristo ogni peso ed ogni preoccupazione mentre ognuno rivolge lo sguardo a te come il serpente di rame nel deserto che venivano liberati, perdeva forza il potere del serpente nella loro vita, così possa lo Spirito tuo Santo attirare lo sguardo di ogni cuore verso di te, crocifisso per i nostri peccati, ma risorto per la nostra giustificazione, e che sei sul trono e dai tutto il potere di intervenire mentre la mano della nostra fede si estende verso di te per chiedere misericordia, per chiedere perdono, per chiedere aiuto, perché tu sei pronto a rispondere secondo le tue immense compassioni. Signore, te lo chiediamo insieme. Sappiamo che non meritiamo nulla, ma Padre Dio te lo chiediamo insieme nel nome potente di Gesù Cristo, perché tu hai detto che non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale abbiamo ad essere salvati, ma che è il solo nome prezioso di Gesù Cristo, il grande colui che gli è stato dato ogni potere e che al suo comando tutto l'universo si deve muovere. Spirito Santo di Dio, intervieni mentre aleggi sul tuo popolo, opera in profondità nella vita di ognuno che si rivolge a te, Padre Dio, per i meriti di Gesù Cristo. Sì, Signore, invochiamo il tuo divino potere, invochiamo gli angeli messaggeri che portino, Signore, messaggi e liberazione dove ce n'è bisogno. Invochiamo i tuoi eserciti perché tu sei il Dio degli eserciti per combattere contro ogni forza negativa, ogni forza dell'avversario, ogni cosa che vuole ostacolare l'opera tua nel territorio che tu ci hai fatto conquistare attraverso la tua parola, attraverso questo mezzo, Signore, dove la tua parola è arrivata e un cuore conquistato, dove c'è la tua parola e un cuore che viene conquistato e una casa conquistata. E noi invochiamo il tuo divino potere perché porti liberazione in ogni cuore, in ogni casa, per la gloria di Gesù Cristo, perché ogni cuore che si è dato a te ti appartiene, è tuo Signore. E noi invochiamo il potere del regno di Dio. Apri i cieli, Signore, che il tuo regno venga qui ed ora mentre siamo nella tua presenza, perché possa ogni cuore che si rivolge a te sentire il potere della tua presenza che entra in azione per dare liberazione, salvezza, guarigione e restituzione di cose che gli sono state rubate dal nemico, Signore. Nel nome potente di Gesù Cristo invochiamo il tuo divino potere, il potere del tuo regno. Apri i cieli, Spirito Santo di Dio, e porta nuova rivelazione. Ti ripresentiamo coloro che sentono la necessità di avere un incontro con te, che sentono il bisogno di nascere di nuovo. Dagli le indicazioni perché possa lo Spirito tuo Santo operare in un modo potente e fare una nuova creazione, quella spirituale, così come hai restaurato questa terra che era senza forme e vuota con le acque e l'oscurità che li copriva, così tu, Spirito Santo, mettiti all'opera in ogni cuore, porta luce e ristruttura ogni cuore che possa avere un incontro
speciale con il Cristo risorto. Signore, ti ringraziamo mentre continuiamo a restare nella tua presenza, continua a rilasciare il tuo potere su ogni cuore perché l'opera tua vada avanti. Signore, sveglia coloro che dormono e risveglia coloro che si sono riaddormentati. Fa che lo Spirito tuo Santo soffi con tutto il tuo potere e che il vento dello Spirito invada ogni cuore, ogni famiglia, ogni casa ed intervenga, perché tu sei il grande, noi a te, Signore, affidiamo la continuazione di questo insieme. Signore, ti presentiamo ognuno che siamo nella tua presenza, attira i nostri cuori a te e dacci quel discernimento necessario per poter ricevere e dare le nostre risposte in sincerità, perché tu sei lo stesso Gesù. Ieri, oggi e in eterno, e sei all'opera ancora in questo momento mentre siamo davanti a te e cerchiamo la tua divina presenza, il tuo divino potere e la tua faccia, Signore. Noi ti ringraziamo ed ora, Signore, ti presentiamo il culto che andremo a svolgere, che sia un culto di adorazione, un culto, un servizio offerto a te, Signore, tutti insieme, con tutta la dedicazione del nostro cuore, con tutta la sincerità del nostro cuore, che lo Spirito Santo ci trovi preparati per poter operare nella vita di ognuno di noi. Prepara i nostri cuori per ricevere la tua parola, per ricevere gli insegnamenti che abbiamo bisogno, per ricevere la tua presenza. Fa che il nostro cuore inspiri la tua presenza, Padre Dio, che in spirito spandi il tuo potere sul tuo popolo ed opere. Guida la tua parola, guida ogni cosa, i canti, le preghiere, le testimonianze, che il tutto possa essere ad edificazione del tuo popolo e per la gloria tua, Padre Dio. Te lo chiediamo tutti insieme, alleluia, nel nome potente di Yeshua Mashiach, di Gesù Cristo, il Figlio tuo. A te sia la lode, l'onore e la gloria. Continua, Signore, ad amministrare la tua parola ai nostri cuori per l'edificazione del corpo tuo che è la Chiesa. A te, Signore, rendiamo lode, onore e gloria, Padre Dio, per Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Amen, amen. Vogliamo insieme iniziare questo culto e lo lodiamo, lo benediciamo. E insieme ci apriamo a Lui, permettiamo allo Spirito Santo di operare. Mettiti tranquilla davanti a Lui e apriti a Lui. E apriti a Lui, parla direttamente con Lui. Non ti distrarre a guardare noi, non ti distrarre da nessuna cosa. Chiudi gli occhi e cerca il Signore che operi nella tua vita e nell'armonia di quello che noi cantiamo, lodiamo e benediciamo Dio, tu partecipi attivamente, ma senza lasciare il tuo cuore vagabondare, la tua mente che si distrae. Concentrati per cercare il Signore e vedrai che il Signore opererà nella tua vita mentre siamo in sua presenza. Cantiamo un bel canto insieme, ne avete uno? Numero? 861. Ti voglio ricordare che se non hai il libro dei cantici lo puoi chiedere, così puoi cantare quando cantiamo e quando noi non cantiamo tu continui a cantare, perché così ce l'hai a portata di mano. Te lo mandiamo gratuitamente, lo puoi ricevere, uno o due per la tua famiglia. Se hai un gruppetto che vi radunate a casa, potete cantare insieme. Addirittura ci sono delle chiese che ce li chiedono, 20, 30. Noi li mandiamo perché tutti insieme possiamo lodare e benedire Dio. Adoreremo alla presenza tua. Lodi canteremo a te, Signore. La tua maestà di amore ci coprirà. E tutti uniti insieme a te cantiamo. Alleluia. Senza te
Alleluia, alleluia. Ne cantiamo un altro, ne avete uno nel numero? 850. Benedetto tu sei, Signore, alleluia. Poi se hai un registratore, quelli che ti piacciono, metti un registratore, anche l'iPhone lo puoi mettere, lo registri e dopo li canti. Prendi il libro, lo ascolti e canti e lodi il Signore e poi vedrai cosa fa il Signore. Quando noi lo lodiamo, la sua presenza arriva come una forza nuova dentro di noi. Se ti senti debole, il segreto è adorarlo. Quando forza non hai più, il segreto è adorarlo. Anche nell'infermità, il segreto è invocarlo. Chiunque invoca il nome del Signore, dice la parola di Dio, sarà salvato, sarà guarito, sarà operato. Non ti devi fermare, ripetere, continuare la perseveranza. E se ti senti solo, il segreto è cantare, perché cantare vuol dire adorare con la lode, lodarlo, adorarlo, benedirlo, e vedi la sua presenza si abbassa dentro di te. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Se ti senti debole, quel peso che ti senti svanirà. Solamente adoralo per la tua difficoltà, solamente adoralo quando non ce la fai più, solamente adoralo e la potenza di Dio tu vedrai. Se ti senti debole, il segreto è adorarlo. Quando forza non hai più, senti solo, oh, 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 il segreto è cantare, adoralo, nel giorno della tua prova, solamente adoralo, quando non ce la fai più, solamente adoralo. Quel peso che ti senti svanirà, solamente adoralo nella tua difficoltà, solamente adoralo quando non ce l'hai.
fai più solamente ad ognuno, e la potenza di Dio tu vedrai. Ti voglio dire una cosa importante. I salmi, quando tu li leggi, sono esperienze di uomini che hanno fatto delle esperienze col Signore, e attraverso il canto, il salmo, si esprimono come hanno incontrato il Signore, come hanno fatto, che stanno facendo, come lo lodano, come bisogna lodarlo, perché sono delle esperienze fatte da uomini e donne di Dio. Non sono solo per cantare, è che mentre noi cantiamo questo canto, noi dobbiamo mettere in azione quello che facciamo, quello che cantiamo. Non serve imparare il canto come se fossimo a Sanremo, no, noi non siamo a Sanremo. Siamo insieme, perché se tu ti senti debole, il segreto qual è? Che ti devi mettere ad adorare, anche se non coincide proprio con le parole come cantiamo. Quello che è importante è che tu dici: Signore, sì, ti adoro, alleluia. Quando forza non hai, ti senti debole, ti senti senza forza, il segreto è lodarlo. Non serve cantare per ripetere quello che diciamo, lo devi lodare. Ti ci devi aprire a quello che viene detto. Sono le indicazioni. Forse per capire meglio dobbiamo leggere il Salmo 63. Mettimi il Salmo 63. Benedetto sei, Signore. Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda. Perché lui dà le indicazioni? Lui fa così. Se noi ci troviamo nel deserto pure noi, dobbiamo applicarle nella nostra vita. Non ci serve solo leggerlo, ci serve: tu sei il Dio mio, io ti cerco dall'alba, l'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Cioè noi ci dobbiamo muovere in quella direzione. Così t'ho io mirato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria. Guardando verso il santuario di Dio, egli riceveva forza nel deserto dove si trovava, nelle difficoltà che si trovava, con l'esercito che era intorno nemico che lo doveva far fuori. Egli aveva un cunicolo dove poter passare con i suoi sentimenti per ricevere forza da Dio, poiché la tua benignità va al meglio della vita. Le mie labbra ti loderanno, non un'altra volta, mentre è aperto nella presenza di Dio, mentre egli ha bisogno nel deserto, mentre egli è in prigione in quel deserto. Vai avanti che ci sono altri due versi. L'anima mia sarà saziata come di midollo di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra giubilante, non un'altra volta, mentre è nella sua presenza. Quando io mi ricordo di te sul mio letto, medito di te nelle veglie della notte. È finito? Poiché tu sei stato il mio aiuto e io giubilo all'ombra delle tue ali. Non un'altra volta, lì, mentre noi siamo nella sua presenza, mentre ti viene detto, mentre diciamo insieme come uscir fuori, allora ci dobbiamo muovere così. L'anima mia s'attacca a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. In parole diverse passiamo a questo e diciamo quello che vogliamo dire. Sei debole? Il segreto è che ti metti a lodare. Anche se non segui il ritmo nostro, ti devi rivolgere a Lui. Ah, Signore, sì. Signore, io ti voglio adorare. Signore, ti voglio lodare. Signore, ti voglio invocare. Signore, io voglio cantare. Perché il segreto per uscire fuori
e indirizzarci verso di Lui, così come lo Spirito Santo ci guida per chiedere il cantico adatto che serve mentre siamo nella Sua presenza, perché noi crediamo nella guida dello Spirito Santo. Anche quando sembra che per alcuni non è così, poco importa, è importante che noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, perché Lui sa la necessità di ogni cuore per dare la parola giusta al momento giusto per tirarci fuori. Ed è la Sua parola che ci tira fuori. Cantiamo un altro canto. 821. Osanna su nei cieli, gloria a te Signore, ti vogliamo lodare, alleluia. Grande sei tu Signore, lodiamolo con tutto il cuore, anche se non abbiamo voce, diciamo solo sì sì Signore, cioè ci mettiamo con chi ha la voce e diciamo noi Signore sì tu sei grande, alleluia, alleluia, ti voglio lodare.
la lode appartiene al Signore. Il nemico del Signore, il nemico delle anime nostre, vuole la lode, ma è l'Iddio della morte. Hai notato? Tutti quelli che distruggono e fanno stragi dicono che è grande Allah. Non è grande Allah, perché quello è quello che distrugge, non è quello che dà la vita. Eppure ha convinto i suoi seguaci che quando lo lodano, quando dicono grande Allah, che cosa dicono? È grande, e tanto che è grande, che gli ha messo nella testa di portare alla distruzione. Gesù ha detto che il nemico viene per uccidere e per distruggere, cioè è il nemico che vuole essere lodato. Noi dobbiamo lodare il re della vita, il grande, e lo dobbiamo dire non per distruggere le persone, ma diciamo tu sei grande perché tu ci dai una vita nuova mentre noi ti lodiamo, tu rinnovi nella nostra mente, nel nostro cuore, diventa forte la tua presenza, perché quando lo lodiamo la sua presenza diventa forte nella nostra vita, perché egli è degno di lode veramente, è veramente grande, perché ha creato l'universo, perché ci ha creati, perché ci ha ricreati in Cristo e perché ci trasferisce nel suo regno eterno. Gloria sia resa al Signore e merita tutta la nostra lode, il nostro ringraziamento. Ne cantiamo un altro, uno di preghiera, così preghiamo il Signore. Ne avete uno? 498. Ci vogliamo alzare in piedi, così ci troviamo già in posizione di prendere il microfono. 498. Benedetto tu sei, Signore, mentre il tuo spirito scende nel cuor, io mi consacro. Cioè, mentre lo diciamo, dobbiamo proprio così muoverci. Dobbiamo imparare di non dire parole a Dio. Dio di chiacchiere ne sente tante, io non so come fa a sopportarci. Immaginati che registratori deve avere, di sentire tutte le chiacchiere che diciamo noi, tutto quello che pensiamo, tutto. Ma Signore, Signore ci deve aiutare. Noi dobbiamo uscire dalla mischia. Quando andiamo al Signore dobbiamo veramente dire quello che vogliamo dire e con tutto il cuore, perché il nostro sì sì, il nostro no no, quello che diciamo deve essere detto col cuore. Tutto il resto, dice il Signore, che viene dal diavolo. Allora non ci serve quello, ci serve di concentrarci su quello che diciamo. Mentre il tuo spirito scende nel mio cuore, Signore, io che faccio? Mi consacro, mi apro, mi predispongo, ti do il benvenuto, ti ricevo, ti voglio, ti lascio operare, permetto a te di fare nella mia vita quello che tu vuoi, mi comincio a dedicare completamente e se mi chiami a servirti meglio io sono pronto, mi arrendo, faccio fare a te nella mia vita. Non lo cantiamo solo, ma ci predisponiamo, alleluia. Quando diciamo, quando sentiamo, quando le sue parole ci arrivano al cuore, noi dobbiamo fare così. Sono stato dal dentista oggi, quando mi diceva grande grande doveva aprire la bocca, non serviva solo per dire grande grande, io stringevo i denti. Quando noi diciamo al Signore di aprirci, di consacrarci, lo dobbiamo dire veramente col cuore. Ci deve essere una predisposizione più del cuore che da quello che diciamo, perché quello che diciamo lo sentiamo noi. Noi dobbiamo far sentire a Dio che ci stiamo aprendo, il nostro cuore, il nostro essere che si muove così. Mi arrendo a te, Signore, mentre il tuo spirito prende il dominio su di me e domina nei miei sentimenti, nel mio cuore, nel mio essere. Mi lascio scorrere il suo potere che mi penetra dalla testa ai piedi. E allora quello che dico è vero e lui lo fa. Alleluia, benedetto sei, Signore. Gloria a te, Signore. Cantiamolo insieme. Alleluia.
Sì, Signore, sì, Signore. Alleluia. Grazie a te, Signore. Alleluia. 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 Scende nel cuore, io mi consacro, mi anello a te, Signore, mentre il tuo spirito scende. A te, Signore.
kama shindira la kama itira la kama sata. Lode e gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Rilascia il tuo potere, rilascia la tua presenza in ogni cuore aperto davanti a te, Signore. Visita il tuo popolo, visita ogni cuore aperto, Spirito Santo di Dio. Penetra in un modo speciale, abbassati, scendi su ogni cuore aperto, riempi ogni cuore aperto nella tua presenza. Oh Spirito Santo di Dio, vieni dai quattro venti e rilascia il tuo potere in ogni cuore aperto davanti a te. Spirito Santo di Dio, rilascia la tua presenza, rilascia il tuo potere, penetra con il tuo amore, con la tua divina presenza, visita ogni cuore aperto e tocca ogni spirito aperto nella tua presenza, spirito umano che si innesta nel divino e il divino che si innesta nell'umano, per fortificarci in te, Spirito Santo di Dio. Alleluia. Rakamashanda rallakamassita. Alleluia, alleluia, ti rendiamo lode, onore e gloria. Alleluia, alleluia. Rakamashanda rallakamassita. Peace.
Alleluia. Lode e gloria a te, Signore. Alleluia. 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 Gloria a te. Figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere. E io risposi, Signore, Dio tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio, il Signore a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle. Metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. 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 Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, alleluia. Canta, vuoi cantare 500? La camasciata, la camassita. Ti benediciamo, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Con tutto il cuore questa sera per il privilegio che ci dai. Gloria al tuo nome, alla tua Signore. Presenza, alla tua presenza ci sono gioia e sazietà, ci sono delizie in eterno. Quanto sono amabile le tue dimore, Signore. L'anima nostra li brama, brama i cortili del nostro Dio e noi siamo davanti a te e ti benediciamo, Signore. Grazie per la tua presenza, grazie per il tuo Santo Spirito che fa scendere i nostri cuori e mentre il tuo Santo Spirito scende noi diamo a te la gloria e la lode perché ci vivifica, ci ravviva, ci fortifica. Benedici questa riunione, Signore, ogni cosa che viene fatta alla lode e alla gloria tua. Benedici la tua parola, Signore, fa che arriva unto ad ogni cuore presente di assente. Signore, noi ti vogliamo presentare quanti in questo giorno si sono raccomandati alle nostre preghiere, li vogliamo presentare a te perché tu possa arrivare secondo i loro bisogni nelle loro case, nelle loro vite, nelle loro famiglie, nei loro veri bisogni. Come pur presentiamo i nostri bisogni davanti a te, tu li sai, ma Signore non ci vogliamo lamentare perché tu ci fai vivere una vita esuberante. Noi ti diamo solo la gloria, la lode e l'onore, rimani con noi, con la tua presenza, nel nome prezioso di Gesù che l'hai benedetto in eterno, alleluia, grazie. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù. Che mai possedevo affidarsi a Gesù Cristo. Sfiduciato e triste in ginocchio pregai e trovai la pace in Lui. Tutto quello che chiede è sempre fede che tu puoi che si sappia affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù Cristo, trovare la forza che mai possedevo, affidarsi a Gesù Cristo.
angosciato e triste, in ginocchio pregai e trovai la pace in lui. Tutto quello che chiede è semplice fede ed un po' che si sappia fidare. Affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù, affidarsi a Gesù Cristo, trovare la forza che mai possedevo, affidarsi a Gesù Cristo. Alleluia. Grazie Signore, grazie. Alleluia. Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Amen. Questa è l'indicazione che noi troviamo nella parola del Signore, e quando andiamo così al Signore, anche perseverare, non ci dobbiamo fermare, perché Lui risponde senza indugio, perché Egli è fedele. Vogliamo cantare un altro canto, uno di testimonianza ne avete? Gloria al Signore. 456. Gloria al nome santo del Signore, prigioniero del peccato, carico di colpe e dol, da Gesù fui liberato allora che la sua mano mi toccò. Gloria a te, Signore. Alleluia. Prigioniero del peccato, carico di colpe tuo, da Gesù liberato, allora che la sua mano mi toccò, con la sua mano egli mi toccò. Alleluia. Questo è il ricordo grande che ogni credente ha, perché sappiamo che da quel momento che Gesù è entrato nella nostra vita sono cambiate le cose.
E ogni volta che si ripete il canto ci riporta, mi riporta alla mente in quella piccola chiesetta dove nei banchi al terza, quarta fila poteva essere, il Signore ha cambiato la mia vita. Ma forse sarà, non sarà niente, perché il Signore, io ho cercato il Signore mi ha salvato, ha cambiato la mia vita, mi ha battezzato nello Spirito Santo e mi ha dato la forza di continuare fino ad oggi. Sono passati 51 anni, sono ancora qui per dire, perché il ricordo è tanto vivo e tanto forte, perché il cammino poi l'ho visto sempre pronto per venirmi in aiuto quando ne avevo bisogno, e ancora stasera. Ebbene, non può essere diversamente, perciò con la sua mano egli ti vuole toccare. Se tu sei schiavo ancora del male e non riesci a uscirtene, vai a lui, tranquillo, perché tu non stai sentendo una testimonianza di 2000 anni fa, scritta negli Atti degli Apostoli o nel Vangelo, tu stai sentendo la testimonianza di persone, io sono un testimone vivente, ora che ti parla, che Gesù trasforma la vita, sulla base della sua parola, è scritto nella sua parola, ma è scritto nel mio cuore, e allora è una testimonianza, una conferma. Tu puoi andare tranquillo perché egli risponde, egli tocca il tuo cuore, egli ne sta salvando ogni giorno milioni, perché, perché dovrebbe lasciare te da parte? Bisogna andare a lui con tutto il cuore, alleluia. Non ci sono capacità, non ti so spiegare, ma se tu senti il peso, la necessità, ti sai esprimere perché basta aprire il cuore. Lui non vuole molte parole, vuole che vai là e dici io ho bisogno di te Signore, io ho bisogno Signore, io ho bisogno di te, non voglio sapere niente più, ho bisogno di te e non ti lascio. Un poco come Giacobbe che continuò a lottare in preghiera con il Signore, io non ti lascio andare se non mi benedici. Che passi stanotte senza dormire per cercare il Signore. Che ti succede? Ti trasforma la vita, hai perso tanta notte in giro, ne hai perso da tutte le parti, io ho perso tante notti, in Francia tornavo alle 7 la mattina che mi dovevo divertire, ero più vuoto che prima, tutte le feste erano le mie perché avevo la possibilità, tornavo alle 7 ed era finita ed era lì, sempre più vuoto di prima, perdi una notte che cerchi il Signore, ti trovi rinnovato domani mattina che non ti riconosci più, perché Gesù continua ad operare così. C'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? A Dio sia la gloria, anch'io voglio ringraziare il Signore perché ogni volta che ascolto questo canto mi riporta indietro quando il Signore mi ha salvato e quando mi ha liberato e mi ha guarito in un istante e come dice di gioia il cuore mi inondò. Io ho provato quella gioia che non avevo provato mai, nemmeno da bambina avevo avuto quella grandissima gioia che ebbe quel giorno che il Signore mi toccò e come io vidi ogni cosa cambiata e trasformata, guardavo la natura, guardavo le cose intorno. Non le avevo mai viste così belle come le vidi in quel giorno. Il mio cuore era pieno di gioia, era la nuova nascita che avevo ricevuto nel mio cuore. E lo voglio lodare e ringraziare perché ogni volta che lo ascolto mi riporta a quel giorno. E sento ancora di leggere questo Salmo 121 che dicono «Alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilla. Colui che ti protegge non sonneccherà. Ecco, colui che protegge Israele non sonneccherà e non dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti perseverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore proteggerà quando esci e quando entri, ora e per sempre. Alleluia. Dio ti benedica. E allora si è aggiunta un'altra testimonianza, ne hai sentite due. Ma se non sai molto, Paola,
era posseduto da spiriti immondi. Gesù libera. Alleluia. Questa è l'opera del Signore. Ma non vogliamo sentire solo Paola, vogliamo sentire il marito come viveva vicino a Paola e poi la figlia. Così ci facciamo un'idea, quando interviene il Signore, cambia tutto. Cambia la persona, cambia la famiglia, cambia il modo di vivere, cambia tutto. Benedetto sia il Signore. E questo è, non è una testimonianza degli Atti degli Apostoli, è una testimonianza che noi la stiamo vivendo adesso. Gloria al Signore. E ti diciamo che se vai al Signore trovi liberazione, salvezza, perdono. Ci devi solo andare con tutto il cuore, in semplicità. Signore, sia lodato. Ancora io questa sera tengo il dovere di lodare e ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella mia casa, nella mia famiglia e in ogni cosa, quello che continuo a fare giorno dopo giorno. Ma ritornando ancora indietro, quando abbiamo conosciuto il Signore, noi abbiamo girato mezza Italia dietro a maghe, fattucchiere e roba del genere. E una giornata feci 1100 chilometri, lasciai la mia macchina e presi la macchina di mio fratello, anche se era andato in Germania, feci 1100 chilometri. Però quando ritornavamo a casa pensavamo che era tutto a posto, che i maghi ci avevano detto, pregando per parecchi soldi, e dicevo: no, non ti preoccupare, tua moglie sta bene, come ritorna a casa sta bene. Ma prima di ritornare a casa, ancora nella macchina, mi ricordo questo episodio verso Potenza. Sembrava che noi eravamo felici, che ci avevamo scrollato di dosso questo problema che aveva mia moglie. E d'un tratto sulla strada lei è stata male, si è irrigidita sul sedile, un altro po' ci stavamo ribaltando. Però voglio lodare e ringraziare il Signore, che anche che non lo conosceva, il Signore ci preservava da ogni male e ci aiutava. Poi mano a mano, andando avanti negli anni, che è durato parecchi anni, andavamo dai preti, dai monaci, ognuno diceva: lascia la tua offerta. Non è che si preoccupavano tanto di noi, ci metteva un gestino avanti con delle 50-100 mila lire che si usavano una volta, i soldi dell'epoca. E noi anche che eravamo un po', perché quando ci sono i problemi in una casa i soldi non bastano mai. Una volta andavo da un parente, gli davo, facevo, lavoravo, prendevo i soldi da quel parente, lo portavo un altro, insomma andavamo avanti così. Poi un giorno ho visto ci pregavano con un santone, questo era un mago di Portici. Siamo andati là, arrivata la mattina presto, siamo stati uno dei primi. E questa è l'unica cosa che diceva, non si nemmeno capiva che diceva. Gli ho chiesto più di una volta, dico: ma che cos'ha? E mi diceva: c'hai i nervi, c'hai i nervi. C'hai i nervi, lo sappiamo che c'hai i nervi. Ci lascia l'offerta qua e metteva tutte le 100-200 mila lire avanti. Ma io lo guardavo un po' sospettoso. Questo ancora mi invitava a me, dice, di mettere le mani proprio alla tasca. Un altro po' metteva lui la mano dentro la tasca. Dice: metti una 100, una 200, non ti preoccupare che tua moglie sta bene. Ma vabbè, ho visto l'occasione com'era, ho messo la mia offerta e me ne sono andata. Poi siamo andati la stessa giornata a un altro monaco a Padula, che diceva mia sorella che quello era un altro monaco buono, che benediceva, diceva. E siamo andati verso le 3, le 4 di pomeriggio. Quasi quasi l'abbiamo disturbato che stava dormendo. È venuto tutto arrabbiato. Disse: ma metti un'offerta, metti una 20.000 lire per San Francesco e non ti preoccupare. Mi preoccupo, dico, perché qua i problemi restano. Però dopo tanti giri che abbiamo fatto, il giorno non si lavorava più, perché mentre che lavorava veniva a chiamare una vicina di casa: ritirati a casa che tua moglie non sta bene, non può camminare. Se... Allora avevo mio figlio piccolo di 7-8 mesi, che poi l'abbiamo portato a Padula da mia sorella, si è ritirato un anno e mezzo quando il Signore ha operato nella mia casa. Ma tutti i giorni era così, quando andava che la mattina stava bene, poi nella giornata veniva sempre qualcuno a chiamare a casa, dice: tua moglie non sta bene, ritirati. Non si lavorava, non si dormiva, non si mangiava, eravamo proprio distrutti. E un giorno così abbiamo incontrato gli evangelici, il fratello di Pasquale, e diceva con mio suocero: l'unico che può aiutare è soltanto il Signore. Ma noi dicevamo, noi convinti, siamo andati tante volte al Signore, il Signore è qua, e quello ci diceva che solo il Signore poteva aiutare. Allora una sera sono arrivati a casa due o tre fratelli, hanno cominciato a pregare e
dopo poco tempo abbiamo visto mia moglie che è stata liberata, è stata guarita dal Signore in quel momento. Tutta la famiglia, c'era una stanza piena di ragazzini, di familiari che avevano visto, i miei cognati e tutti vedevano proprio una cosa diversa. Quando ho visto piangere, per esempio, una persona che piangeva per me, che non lo conosceva, non niente, dico, ma questo è qualcosa di strano, ci deve essere, perché non può essere così che una persona piange per un altro. Per me non ha mai pianto nessuno, anzi, se mi hanno potuto fare sempre del male, me l'hanno fatto. E questo in semplice preghiera, il Signore fece una grande opera nella mia casa, liberò mia moglie. E poi mano a mano ci siamo accostati al Signore, tutti quanti la famiglia, e lo vogliamo lodare e ringraziare, che è l'opera grande che ha fatto il Signore. Ma il Signore non l'ha fatto soltanto quella volta, ne ha fatte tante, tutti i giorni ne fa una. E lo voglio lodare e ringraziare ancora, perché sono sempre poche le parole per quello che il Signore ha fatto e fa ogni giorno della vita. Perciò se tu ascolti queste testimonianze, c'hai dei problemi, vai dietro ai maghi e a tutto il resto, solo il Signore ti può liberare, solo il Signore ti può aiutare. I maghi non ti possono fare, l'unica cosa che possono fare, ti possono rubare dei soldi, questo possono fare, ma altro il resto non ti può liberare, soltanto il Signore può liberare. Perciò se tu stai ascoltando ancora questa sera, confida nel Signore, che è l'unico che ti può aiutare, e ti può aiutare senza soldi e senza niente. Basta che tu gli dai il tuo cuore e la tua vita ritornerà come non l'hai mai vissuta prima. Io voglio lodare e ringraziare il Signore ancora una volta per quello che ha fatto e che sta facendo ancora nella mia casa. Il Signore sia lodato. Grazie al Signore. Ebbene, non stiamo al 60 dopo Cristo, siamo al 2018. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui continua sempre. Sentiamo la figlia, però non t'allunga assai. Dai, muoviti. Benedetto sia il Signore. Gloria al Signore. Va bene, anche io voglio ringraziare il Signore per come sempre mi ha guardata, perché appunto, come è stato già detto, non mi voglio dilungare. Il Signore veramente ha fatto un'opera grande nella nostra casa, e io ero molto piccola e quindi vedevo queste cose e ci soffrivo, però ringrazio il Signore che mi ha sempre guardato la mente, e questa è stata anche un'opera grande che ha fatto per me, perché io soffrivo, perché non vedevo l'amore, non sentivo tanto l'amore di mia madre, perché stando in quella situazione lei non riusciva. E io lo voglio ringraziare perché il Signore veramente l'ha liberata, e appunto come quel giorno lei ha detto che ha visto ogni cosa nuova, così anche io vidi lei sorridere dopo tanti anni, e questo mi faceva sorridere pure a me, e io lo voglio ringraziare perché è stato solo il Signore che ci ha liberato, come tante altre volte nella nostra vita il Signore ha operato, e lo ringraziamo insieme, il Signore ci l'ha dato. La scrittura dice che quando la testimonianza di due persone è vera, allora noi abbiamo testimonianza di più persone, perciò il Signore fa cose grandi. La storia è molto più lunga, però quello che è importante è che siamo arrivati a un punto dove il Signore è intervenuto e ha operato. Tu continua a restare fedele al Signore e gli opera. C'è qualcun altro? Il Signore ancora questa sera come mi trovo alla sua presenza, e voglio condividere con te sorella e fratello alcuni versi che hanno parlato al mio cuore e che questa sera parlano anche a te. È una parola di incoraggiamento, si trova in 2 Timoteo capitolo 2, i primi 3-4 versi. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidele a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Il Signore ti ha arruolato anche a te come credente, perciò fortificati, perché adesso è il tempo della grazia che il Signore ti sta parlando attraverso questa parola. Fortifica, non piangere su te stesso per le tue sofferenze, per i tuoi problemi, perché Lui ti alleggerisce, ti libera, come abbiamo sentito, da qualsiasi situazione, ma mantieniti con un buon soldato di Cristo nella giusta via, non ti mischiare con le faccende della vita, con il mondo, anche se noi dobbiamo svolgere una vita quotidiana in mezzo al mondo, ma distinguiamoci, coinvolgiamo le persone a Cristo, non ci facciamo coinvolgere a noi nel sistema mondano, perché così non piace al Signore.
perciò il Signore questa sera ti ha parlato e mi ha parlato anche a me di essere un buon soldato di Cristo e di consacrarci ogni giorno. Il Signore se lo dato. Gloria al Signore. Ebbene, vogliamo, c'è qualche d'un altro, no? Sì. Vogliamo continuare con la parola del Signore, una parola molto semplice che ci aiuta. Quando noi cominciamo a camminare col Signore, il Signore non ci promette che tutto sarà senza difficoltà, ma ci dice qualcosa molto importante. Ci dice di perseverare, di non fermarci, perché è importante la perseveranza. La nostra perseveranza ci salva e la nostra perseveranza ci permette poi di vedere altri salvati. Perché senza la perseveranza, così giusto per fare delle piccole esperienze, non ci portano da nessuna parte. Una volta che cominciamo a camminare col Signore, Egli ci parla chiaro e ha detto, infatti, voi nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché avete vinto il mondo. Cioè il sistema mondano, quando noi arriviamo, andiamo col Signore e perseveriamo, il sistema mondano perde forza nella nostra vita. Perché è il potere divino che entra in azione. Però ci dobbiamo entrare. Se noi pensiamo di stare un poco, fratelli miei, è come stare in mezzo alla porta. Non siamo né dentro né fuori. Tutti i venti ci prendono e tutte le difficoltà abbiamo. Leggiamo insieme in Luca capitolo 21, verso 17, in modo che abbiamo un quadro chiaro e poi prendiamo le nostre decisioni. E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome. Perciò non ti deve sorprendere quando cominci a camminare col Signore e cominci a vedere intorno a te delle reazioni particolari. Tu non ti devi preoccupare perché Gesù te lo sta ricordando stasera. Guardiamo nel verso 18. Gesù non ci lascia all'oscuro, noi dobbiamo soltanto sapere che vogliamo fare, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Tu andrai avanti, ma il Signore si fa garante che tu puoi andare tranquillo, puoi andare tranquilla, dipende da te dove vuoi andare, se vuoi andare. Molte volte si dice che cerchiamo il Signore, ma realmente facciamo solo credere agli altri che cerchiamo il Signore. Se cerchiamo il Signore opera. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Signore, aiutaci, hai capito bene? Li rileggiamo un'altra volta. Non è un grande messaggio. E cosa dice il Signore e cosa vogliamo fare noi? E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma neppure un capello del tuo capo perirà. Quando sembra che ti vogliono aggredire da tutte le parti, tutte le voci che senti, quelle che senti nella tua mente, quelli che senti di minacce da parte dell'avversario, quelli che senti intorno a te, non ti potranno toccare. Gloria sia resa al Signore. Verso 19 dice però: con la tua perseveranza guadagnerai l'anima tua, guadagnerete le anime vostre. Guardiamo in Matteo capitolo 10, verso 22, e sono delle piccole pillole che ci prendiamo stasera, perché sono quelle che ci danno forza nel cammino. Una volta, non so se lo fanno ancora, quando si partiva sotto le armi in tempi di guerra, gli facevano una siringa di quelle potenti ai soldati che se andavano nel deserto o se andavano in Russia non gli pigliava sicuramente quella malattia moderna, l'influenza, perché avevano un potere, li facevano diventare cattivi, li facevano diventare agguerriti, tutto come erano bravi a casa, in guerra non diventavano cattivi verso le persone. A casa non avrebbero ammazzato neppure un gatto, ma in guerra uccidevano tutti i nemici, perché quella siringa gli facevano una siringa fatta che li doveva agitare dentro. Il Signore invece ci dà protezione. E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome,
ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Se cominci a fare, mio padre dice così, mia mamma dice così, e oggi vado nascosto e domani non ci posso andare, se non ti fai spazio col Signore, tieni presente che il nemico ti fa mancare l'aria, non andrai da nessuna parte. Gesù lo dice, perché Gesù lo sa, e lui quello che dice è la verità di Dio. Solo che noi dobbiamo farci un esame di coscienza e dire: io lo voglio seguire il Signore, perché il Signore merita. Sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine, quelli che meno pensi, saranno quelli che si opporranno. Mi ricordo la testimonianza di un mio cugino che viveva una vita squilibrata. Una sera il Signore lo salvò a Napoli, faceva il parrucchiere e abitava a casa di un suo zio. Come tornò a casa salvato, le cose cambiarono immediatamente. Era migliorato, ma per lui peggioravano. Il Signore ci deve aiutare. Era una testimonianza lunghissima. Guardiamo in Atti 9:25 qualcuno che ci dà l'esempio di che cosa succedeva. Cosa succedeva a chi aveva, il Signore gli aveva cambiato la vita. Ma i discepoli, presolo di notte, lo calarono a basso giù dal muro in una cesta. Qui è San Paolo, che quando si opponeva tutti erano dalla sua parte. Come si diede a Dio, le cose cambiarono. E per salvarsi la vita lo dovettero scendere dal muro di una, il muro di cinta di una città, per farlo correre. Vedi, però che esempio bello, ma non gli passa manco per la testa, non gli passa manco per l'anticamera del cervello di lasciare quello che deve fare. Dove lo vediamo? Che continua senza fermata. Atti 17, verso 8. Signore ci deve aiutare. E misero sopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose. Tumulti senza fine. Ma che cosa faceva? Diceva che Gesù Cristo era il Figlio di Dio, che era risuscitato e che era il Salvatore del mondo. Sembra strano, però comunque, guardate, perché Gesù l'ha detto, dietro le quinte, il nostro nemico comune non vuole perdere coloro che gli appartengono e cerca da tutte le parti di ostacolare il cammino. Ma noi dobbiamo perseverare. Il Signore ci deve aiutare, perché perseverando allora vedremo la gloria del Signore. Non pensare di fare contenti alle persone intorno a te, devi pensare di far contento solo al Signore che ti ha arruolato, come abbiamo sentito poc'anzi. Quando uno va alla guerra non si impaccia più delle cose di casa, va avanti per colui che l'ha arruolato, cioè quando veniva arruolato sotto le armi si doveva interessare di combattere il buon combattimento per chi l'aveva arruolato. Poteva essere un foreign fighters, come si dice adesso, una volta si diceva diversamente, ma sempre quello è. Una volta che partiamo dobbiamo seguire e allora vedremo la gloria del Signore. Ma ricordati, neppure un capello ti sarà guastato. Ma la perseveranza, vediamo cosa porta. Guardiamo subito dopo, nello stesso capitolo 17 degli Atti, dal verso 10. Perché così è e così sarà sempre. E i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea. Ed essi giuntivi si recarono nella sinagoga dei Giudei. Manco per la testa gli passava. Signore, grazie. Signore, grazie perché tu parli chiaro e che ci sono di quelli che hanno preso seriamente a cuore quello che tu hai detto. Or questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Guardiamo nel verso 12 cosa dice. Molti di loro dunque credettero
e non piccol numero di nobili donne greche e di uomini. Sì, convertirono. La nostra perseveranza salva noi e salva quelli che ci ascoltano. Questo è il messaggio che il Signore ti ha dato stasera e quello che ha dato pure a me. La nostra perseveranza nel seguire il Signore ci permette di arrivare, come abbiamo letto prima, l'abbiamo letto, la vostra perseveranza salverà le anime vostre, ma la nostra perseveranza porta salvezza a coloro che noi andiamo sfidando qualsiasi cosa, purché siamo con il Signore. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Il problema grosso, fratello, sorella, sai qual è? Se Dio non è con noi, chi resta con noi? Nessuno. Resti sempre solo e abbandonato sotto le grinfie di un nemico che ti fa fuori comunque, perché non è che resti dalla sua parte, te la passi meglio. Comunque il nostro comune nemico è quello che uccide, ammazza e distrugge. Ti distrugge un poco alla volta e comunque ti fa fuori. Il Signore ci deve aiutare. Restiamo perseveranti. Se lo rileggiamo un'altra volta, leggiamo le stesse cose. Quello che è importante è che nessuno di noi può dire: oh, per servire il Signore si sono create delle difficoltà. Gesù l'ha già detto. Devi partire già deciso di affrontarle, perché lui ha detto comunque che in tutto questo neppure un capello sarà toccato. Egli ti vuole provare per vedere se tu resti fedele. Ti dà l'impressione che ti tolgono la vita, ma con lui neppure un capello toccano di te. Dipende lo spazio che tu ti fai per onorare il Signore. Ti devi fare spazio nella tua casa, ti devi fare spazio nell'ambiente religioso che tu sei. Quello è un altro demone che sta operando in questi ultimi tempi per far comprendere che se ti mantieni un poco religioso e segui alcune formule, poi non ti preoccupare di nulla. Quello è un inganno, l'inganno più grande che sta mettendo in questo tempo questo grande demone, che noi lo sgridiamo nel nome di Gesù Cristo, che ti lasci libero e che ti rinnovi la vita attraverso una unzione potente di Spirito Santo, con una vita nuova e con la presenza costante dello Spirito Santo nella tua vita. Bene, questa sera il Signore ci ha parlato chiaro, ti ha fatto capire che se tu perseveri porti a destinazione la salvezza della tua anima e sarai uno strumento potente nelle mani del Signore, perché una volta che ti sei assoldato seriamente, allora diventerai un soldato valente, perché la cosa più importante che metterai davanti a te è che ti sei assoldato in un grande esercito, che è l'esercito di Dio sul pianeta Terra, e Dio è l'Iddio degli eserciti, che metterà a tua disposizione tutti gli eserciti celesti per correre in tuo soccorso e darti vittoria in ogni circostanza ed in ogni situazione, perché siamo dello stesso gruppo, il gruppo che appartiene a Gesù Cristo, il Re dei Re e il Signore dei Signori, che neppure un capello sarà toccato quando tu cammini con Lui e ti lasci guidare dallo Spirito Santo. Ci vogliamo alzare in piedi e ringraziamo il Signore e preghiamo per te che lo Spirito Santo ti aiuti a seguire quelle indicazioni che man mano Egli ti dà. Signore, noi ti ringraziamo per questo insieme, grazie perché tu sei lo stesso, ieri, oggi, in eterno, e continua ad operare. Padre Dio, ti ringraziamo per Gesù Cristo, il nostro Duce, capo e compitor di fede, che noi ogni giorno lo vogliamo seguire più da vicino possibile per arrivare a destinazione insieme con Lui, di vittoria in vittoria per la gloria di Gesù, il Figlio tuo. Padre Dio, ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Dio ti benedica, Dio vi benedica, ci vediamo domani mattina per la solita visita pastorale, aggiungeremo un'altra porzione della parola del Signore che diventa la nostra forza, che ci fa quelle siringhe che abbiamo bisogno per essere forti nel Signore e camminare insieme con Lui di valore in valore. Pace, a domani mattina, buonanotte.